Preneste, come si chiamava in passato l'odierna Palestrina, ha origini antichissime. La presenza di un centro abitato sul monte Ginestro risale all'VIII secolo a.C. La necropoli testimonia la ricchezza di Preneste, ma la sua importanza deriva, già dagli anni successivi alla sua fondazione, dal culto di una divinità che si diffonderà in tutto il Lazio, la Fortuna Primigenia. La Fortuna in quanto tale è una divinità, una grande divinità della natura, una grande divinità assimilabile alle altre divinità originarie del Mediterraneo, e quindi è una divinità che presiede alla vegetazione, alla riproduzione animale e all'interno di questa ovviamente anche alla riproduzione umana. Le origini di una divinità come Fortuna sono da ricercare diciamo in un sostrato mediterraneo molto antico e sostanzialmente ancora indifferenziato, perché la paura dell'uomo del futuro, il desiderio di sapere che cosa succederà e la richiesta di protezione a una divinità che governa la sorte e il futuro è qualcosa di innato. La nascita del culto della Fortuna Primigenia è raccontata da Marco Tullio Cicerone nel De Divinazione. Gli annali di Preneste raccontano che Numerio Suffustio, uomo onesto e ben nato, ricevette in frequenti sogni, all'ultimo anche minacciosi, l'ordine di spaccare una roccia in una determinata località. Atterrito da queste visioni, nonostante che i suoi concittadini lo deridessero, si accinse a fare quel lavoro. Dalla roccia infranta caddero giù delle sorti incise in legno di quercia, con segni di scrittura antica. Secondo Cicerone, un bambino veniva calato nel pozzo per estrarre le sortes. Poi un sacerdote le interpretava e forniva il responso. Questo racconto è confermato anche dalla decorazione di una cista conservata al Museo di Villa Giulia di Roma. La scena che si trova su questa cista quadrangolare raffigura un bambino che si vede quasi uscire dal terreno con delle tavolette nelle mani. Accanto ci sono dei personaggi, un personaggio con un mantello che è probabilmente un sacerdote, e poi un soldato e altri vari personaggi che assistono alla scena, e questa appunto è stata interpretata come la scena di consultazione delle sortes della dea Fortuna.